Quello che state per vedere è il vlog di io che provo ad andare a vedere gli UK Subs a Tokyo, vicino a Tokyo per la precisione. E per essere al concerto c'ero anche arrivato e ho visto ben due bands. Però sapete com'è, stanno arrivando notizie non poco rassicuranti per quanto riguarda il tifone che colpirà Tokyo nei prossimi giorni, e quindi ho preferito tornarmene in ostello per potermene stare al sicuro ed evitare di trovarmi in brutte situazioni dovute al maltempo. Sinceramente ho un po' di paura, lo ammetto, cioè bisogna essere scemi per non aver paura quando sta arrivando un tifone, però diciamo che confido nell'ottima organizzazione dei giapponesi per gestire questo genere di eventi. E quindi niente, mi rimane solo da stare qua per un paio di giorni e aspettare in ostello che si passi la tempesta. E infatti non so quanto senso aveva far uscire questo video, però adesso avrò tantissimo tempo libero e quindi almeno a editare il video mi passa un po' il tempo. Ah, e visto che non lo faccio nel video, ti faccio già vedere il merch report che ho preso, la maglia degli Hattrickers. Eccola qua la maglia degli Hattrickers, aspetta che ve la faccio vedere bene. Ispirata ad Arancia Meccanica, naturalmente la L giapponese mi entra in una palla, però non ho voluto rischiare la XL. E insomma, questo è il catch del concerto di stasera. Dai, ti lascio il vlog e se hai delle good vibes da mandarmi, penso che questo sia il momento esatto perché sinceramente ne ho un po' bisogno. Dai. Konnichiwa a tutti amici, io sono Kant e benvenuti in questo nuovo video da Tokyo. E ho la faccia abbastanza distrutta anche perché sono circa le 3:30 del pomeriggio. Vecchia figata l'orologio con i caratteri kanji. Sono le 3:30 del pomeriggio e mi sono appena svegliato perché ho il jet lag che mi sta colpendo fortissimo. È solo il mio secondo giorno qua e tipo quindi mi sveglio alle 5 del mattino, poi vado a dormire alle 11 e mi sono risvegliato adesso. E comunque un cazzo, oggi si va a vedere gli UK Subs. Ecco, guarda questa torre, questa sì che fa capire che siamo a Tokyo. E no, appunto, ti stavo dicendo, e oggi si va a vedere gli UK Subs e suonano qui nella zona, però nella zona un cast, infatti suona una Machida, che per arrivarci da dove sto io ci vogliono circa 1:40. E quindi sì, sono le 3:30, ma mi devo abbastanza sbrigare perché il concerto comincia alle 6 e mi devo un po' organizzare coi treni perché devo prendere ben 3 treni per arrivarci. Quindi dai, in viaggio. Eccomi dopo qualche treno arrivato a Machida. Ecco, qui c'è la stazione. Tra l'altro il tempo è abbastanza una merda. Se vedi il cielo è grigissimo. E d'altronde sta arrivando qua proprio vicino a Tokyo un tifone. E in effetti non è molto rassicurante la cosa. Previsto nei prossimi giorni e lì speriamo di riuscire a sgavagnare anche sto giro. Comunque sì, il concerto è degli UK Subs, ma non suonano solo loro, infatti questa è la locandina. E tra i tanti nomi che suoneranno questa sera spicca il nome degli Hattrickers, band che è stata una delle primissime che vidi la prima volta che venni qua in Giappone, ormai più di 10 anni fa, e mi fecero un'impressione devastante. Fanno horror punk veramente fighissimi e qua in Giappone sono proprio un mega gruppo culto e sono conosciuti anche abbastanza a livello globale nella comunità horror punk. Adesso mi vado a prendere qualcosa da bere e poi vado verso il locale, ancora un po' presto, ma e non so com'è messa la vendita dei biglietti, quindi cerco di arrivare lì abbastanza presto. Adesso prima di entrare al concerto faccio tappa al 7-Eleven e probabilmente me ne fregherà molto di più di questa tappa al 7-Eleven giapponese che del concerto degli UK Subs. E cerchiamo qualcosa di vegetariano per fare uno spuntino. Allora, qui ci sono tutte le palle di riso e devo trovare quelle tipo questa, va bene perché è wasabi e seaweed, quindi questa potrebbe andare bene. Le altre sono tipo bacon and egg, spicy cold roll, credo non sia visto degli ataris, tuna e maionese. Tuna fa sempre ridere.
anche questo dovrebbe andare bene. Grilled rice ball, però andiamo avanti. Mi piacciono un botto che li fanno qua i panini con dentro il ramen, che detta così sembra una bruttura, però è una figata. Ecco qua il reparto tramezzini e panini. Urca questo al cioccolato, non ha un bel aspetto. Gran robe con le salsicce, qua ci stanno sotto con le salsicce. Ecco il reparto panoffi. Sì, ma sono tutti quei wurstel. Allora, due cose che potrebbero piacermi: egg pizza. Invece questo non è che mi può piacere, perché è la corn e maionese, quindi mais e maionese. Allora, alla fine mi sono preso omelette rice e non potevo rinunciare all'egg pizza. Ah, da bere caffè nero. Tra l'altro fighissimo che on air nel 7-Eleven mettono la versione di musica classica di Take On Me, quindi il tutto fa molto un effetto anni 80. Andiamo ad assaggiare quello che ho preso perché ho una gran fame. Sto usando come cavalletto l'egg pizza mentre mangio omelette e rice. Omelette e riso. Il vostro è buono, ci sto in fissa. Ora invece proviamo la egg pizza. Mi ispira. Sto buona. Adesso il primo che mi commenta: ah, io sono di Napoli e la vera pizza c'è solo a Napoli. Rest. Open mind. Eccomi qua, sono arrivato al locale che, come puoi vedere, è piccolissimo. Gli attrickers stanno montando e sfrutto uno dei pochi momenti senza musica per poter parlare nel video. Credo che la capienza sia circa attorno al centinaio di persone, ma stretti stretti stretti. Telone col sangue davanti al palco e passa la paura. Allora, ragazzi, mi sarebbe piaciuto raccontarvi del concerto degli UK Subs, ma purtroppo mi sono guardato solamente due band, perché le notizie che arrivano in ambito tifone non sono bellissime e gli orari si stanno facendo tardi, e quindi torno verso l'ostello per non rischiare di rimanere in mezzo al nulla col tifone che sta arrivando. Appena cominciato a piovere, gli attrickers, ragazzi, andatevi a sentire, che sono una bomba totale, veramente una delle migliori live band che ci siano. Avevi questa impressione 11 anni fa quando li vidi la prima volta e la riconfermo assolutamente adesso. E quindi, ragazzi miei, è un cazzo, adesso me ne torno, no, me ne vado a far provviste e poi mi vado a chiudere in ostello per credo un paio di giorni. E non immaginavo di trovarmi in questa situazione, però a viaggiare sono cose che capitano. Quindi, se vedrete qualche altro vlog dopo di questo, vuol dire che è una buonissima notizia e che l'ho sfangata con il tifone tropicale. Quindi, anche per oggi è tutto e stay safe, dai!